Siamo con Giacomo, studente medio genovese. Giacomo, ti volevo chiedere un po' cosa ne pensi della condizione giovanile di oggi. Beh, la condizione giovanile di oggi è drammatica, è l'unica parola per definire la nostra condizione. Il nostro futuro non potrà essere altro che precario. Nelle nostre scuole ci viene ripetuto il mantra della privatizzazione, delle industrie nelle scuole, dei privati nelle scuole, volto solo a creare una continuità con un lavoro e con uno sfruttamento più che un lavoro. Una precarietà esistenziale è l'unico termine con cui potremmo definire la nostra condizione. E quindi diciamo al di là, cioè finita la scuola, che futuro aspetti? Cioè, tra università e lavoro, insomma, che prospettive vedi? Beh, molti di noi all'università non si potranno iscrivere, questo è un dato fondamentale. Grazie alla figura, ad esempio, del beneficiario non idoneo sulle borse di studio, molti di noi non avranno diritto ad entrare in facoltà perché non se lo possono permettere economicamente. Molti altri saranno esclusi per un criterio del falso merito, quello che anima il numero chiuso. Per questo, per molti di noi non ci sarà altro che un futuro precario. E anche alla fine di una carriera super professionalizzante, come quella di molti giovani in Italia, lo recitava il rapporto Almara Laurea uscito da poco, che noi siamo giovani ultra professionalizzati, però ci ritroviamo lo stesso in una condizione sempre più precaria. Ed è per questo che anche noi come studenti medi, come studenti di tutta Italia, ci ritroveremo l'11 luglio qui a Torino per ribaltarlo questo vertice, per portare noi alla piramide, al vertice di questa piramide. E appunto ti volevo chiedere due cose ancora. Uno è, insomma, secondo te perché c'è questa situazione per i giovani? E poi anche, se appunto, come la condizione giovanile, quali specificità ha, diversa magari dalle persone più grandi di un'altra generazione? Beh, innanzitutto noi viviamo nel centro di un attacco che è vissuto, che vive sulla popolazione studentesca, nel senso che l'attacco del neoliberismo è principalmente sulla condizione studentesca perché è quella dove realmente si riesce ad incidere e si riesce a creare una nuova idea di sistema ed è quello che sta succedendo sulla nostra situazione. Questa situazione è ovviamente dovuta alla ricerca del continuo profitto, lo vediamo nelle scuole, viene messa a sistema la capitalizzazione del sapere. L'abbiamo visto in questi anni di attacchi, il sapere non è più una forma di libertà e di emancipazione, ma è una forma di guadagno. Ok, grazie, ti ringrazio.